Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Itinere. Oggi Itinere si trova a Salerno e andremo a visitare il Museo Diocesano di San Matteo. Seguiteci. Siamo all'interno dell'atrio del Museo Diocesano di Salerno. Il Museo Diocesano di Salerno in realtà nasce nel 1563 o poco dopo il 1563. Nel 1563 ci fu questo Concilio di Trento che inoltrò delle prescrizioni e furono creati dei veri e propri seminari. L'idea del seminario iniziale è del Vescovo Cervantes, il quale fece nascere questo seminario che poco alla volta ha visto un ampliamento. Ma la modifica vera e propria, quella che poi ci ha dato la struttura, che oggigiorno vediamo, è quella del 1832. Il Vescovo Lupoli decide di far innalzare il secondo piano che vediamo alle nostre spalle del diocesano e in questo caso tende anche a rifare la facciata esterna, che poi è quella che è arrivata ai nostri giorni. Solamente nel 1930 si ebbe la prima idea vera e propria di un museo e questo si è dovuto al Monsignor Capone. Monsignor Capone decise di mettere un po' in risalto i tesori che erano all'interno della cappella proprio del tesoro della Cattedrale di Salerno. E solamente più tardi, nel 1935, si decise di dar vita a un vero e proprio museo. Il museo iniziale in realtà era molto piccolo, era racchiuso in solo due piccole stanze e in realtà non era presente qui, in questa struttura, ma in una stanza al di sopra della Cattedrale di Salerno. Nel 1980, in seguito al terremoto, si è deciso di spostare e dar vita in realtà al museo vero e proprio che vediamo in questo momento. Questo perché il seminario fu spostato in seguito al terremoto, furono restaurati alcune parti del museo, come lo vedremo fra poco, e fu deciso di introdurre varie opere. Le opere iniziali, quelle primordiali che sono arrivate, sono dovute a dei cedimenti, delle donazioni del Marchese Ruggi d'Aragona, poi dell'Arcivescovo De Luna e in seguito a tante altre opere che erano conservate all'interno della sagrestia della Cattedrale di Salerno. In questo momento siamo nella scala che poi ci condurrà sopra al museo e andiamo a trovare il nostro cicerone di oggi, l'amico Dario Cantarella, che ci spiegherà un po' le varie parti del museo, le varie opere del museo e lo incontreremo nella sala dei lavori. Andiamo! Adesso all'interno del Museo Diocesano abbiamo trovato l'amico Dario Cantarella. Dario, buongiorno. Ciao Aniello. Dario, allora cosa ci mostri oggi? Allora, oggi vi mostrerò alcune sale del Museo Diocesano, la sala degli lavori, la sala che conserva la croce di Roberto il Guiscardo, la sala dell'Exultet e infine la sala delle tavole del 400. Bene, penso che non ci resta che andare a vedere queste cose. Andiamo. Ciò che rende davvero famoso questo museo nel mondo è la sua splendida collezione di avori. Avori databili alla fine dell'XI secolo, sono in tutto 72, 64 conservati qui nel museo e altri in vari musei del mondo, al Louvre di Parigi, al Metropolitan Museum di New York, ai musei statali di Berlino e al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. È un ciclo di avori che racconta di storie bibliche, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Partendo dall'Antico Testamento vediamo la primissima formella che ci mostra la divisione tra la luce e la notte, quindi Lux Nox, il primo episodio del libro della Genesi. Ancora sull'Antico Testamento vediamo il ciclo che ci mostra la saga di Noè, quindi con la costruzione dell'arca, fino ad arrivare al momento in cui le acque si abbassano e Noè esce
dall'arca e poggia il piede su un terreno che è diviso in zolle, che sta ad indicare un terreno bagnato. Quindi questo ci mostra anche che c'è un certo grado di verosimiglianza ricercato dagli artigiani che hanno realizzato questi lavori. L'ultima formella dell'Antico Testamento ci mostra Mosè che riceve le tavole della legge, un Mosè molto rispettoso di ciò che sta ricevendo, tanto che lo riceve con le braccia velate e in alto dal monte Sinai, che rega anche il titolo Mot Sinai, c'è la mano di Dio che consegna le tavole della legge. Adesso vediamo le tavolette che ci mostrano invece il Nuovo Testamento, che sviluppano i temi del Vangelo. Queste tavolette con scene sovrapposte non seguono un filo cronologico, ma seguono un filo logico che purtroppo c'è ancora oscuro. Solo nella sovrapposizione di alcune scene possiamo scoprire qual era il tema che le guidava. Ad esempio in questa vediamo in alto il miracolo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quindi Gesù che moltiplica i pani, in basso Gesù che si fa pane, quindi l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Cosa andavano a costituire questi lavori? Cosa andavano a rivestire? Sono state avanzate varie ipotesi, quella alle mie spalle che mostra che probabilmente dovevano rivestire un antependium, quindi un paliotto d'altare, un pannello che doveva stare davanti all'altare principale, oppure una cattedra vescovile, oppure in ultimo le porte del tramezzo che andavano a dividere la navata centrale dal presbiterio. Sono avori probabilmente prodotti tra Cava, Amalfi o Salerno, ancora oggi si dibatte sul loro luogo di produzione. Un altro prezioso manufatto del Museo Diocesano è l'Exultet. Exultet è la prima parola dell'annuncio della Pasqua che il diacono legge dal pulpito. Gli Exultet erano dei rotoli molto lunghi dove c'era una parte vergata, una parte scritta che era letta dal diacono, l'altra parte invece era figurata e veniva dispiegata dal lambone di modo che anche i fedeli potessero capire cosa stava leggendo il diacono. Questa è la croce di Roberto il Guiscardo. La leggenda vuole che Roberto il Guiscardo, duca normanno che conquistò Salerno nell'XI secolo, la portasse in battaglia come protezione e sicura vittoria contro il nemico. È una croce, come vediamo, polilobata, che sarebbero queste terminazioni circolari, ha un'anima di legno ed è rivestita di lamine in ottone dorato. Abbiamo questi smalti nei lobi circolari, che sono smalti cloisonnese, sono smalti con strisce di metallo applicate ad una lamina per creare il disegno. In queste vaschette poi veniva inserita la polvere di vetro fusa e quindi abbiamo questo splendido risultato molto luminoso. Gli smalti invece rotondi sono smalti senesi e rappresentano un santo vescovo, la Vergine, San Matteo e Cristo dei Dolori. Vediamo invece nel verso, cioè nella parte posteriore della croce, degli spazi vuoti dove venivano contenute le reliquie. In alto il dente di San Giacomo Minore, in basso il dente di San Matteo e al centro, in questa piccola teca cruciforme, la reliquia del pezzo della croce di Cristo. L'ultima opera che vediamo oggi del Museo Diocesano è questa tavola, questa pittura su tavola di Roberto Diodirisio, unica opera di questo pittore attivo nella seconda metà del XIV secolo, di cui si conserva la firma che vediamo qui in basso. Roberto Diodirisio è un pittore che si ispira a Giotto e diventa un pittore di corte
nominato pittore di corte da re Carlo III di Durazzo, quindi attivo alla corte angioina di Napoli. È un fondo oro con una crocifissione che si ispira molto alle crocifissioni giottesche, ma anche con delle ascendenze martiniane di Simone Martini, quindi di pittura senese. Vediamo che c'è una certa drammaticità della scena, quindi con la Vergine svenuta, con la Maddalena dai capelli sciolti che abbraccia la croce e ampie campiture cromatiche che vanno un po' anche a sottolineare questo senso della drammaticità. Il volo degli angeli che si strappano le vesti, che piangono, che raccolgono il sangue che esce dal stato di Cristo, mentre invece in alto il legno vivifico della croce fa spuntare una pianta al cui interno c'è un simbolo cristologico, il pellicano che offre la sua carne ai figli, così come Cristo si sacrifica per l'umanità. Eccoci di nuovo con Dario. Dario, ho potuto visitare un po' tutto il museo, un museo veramente eccezionale, oltre a tutto quello che tu ci hai fatto vedere oggi. Sì, è davvero eccezionale, consiglio a tutti di visitarlo. È un museo le cui opere d'arte sono studiate in ambito internazionale. Basti pensare che qualche anno fa il consistore Cesistituto di Firenze ha avviato una campagna fotografica molto importante, seguita da una pubblicazione. Ringraziamo prima di tutto il direttore che ci ha accolto e ci ha permesso di passare questa giornata, Don Luigi Aversa, e ringrazio personalmente la redazione.eu che ci ha permesso di creare questo video. Va bene, noi ringraziamo l'amico Dario Cantarella e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.